ci sono i cunicoli rinascimentali, che sono gli stessi che venivano dalla Galleria Borbonica, per intenderci. Ovviamente col tempo sono stati parcellizzati, poi il tufo con cui è stato costruito questo palazzo viene chiaramente dal sottosuolo, quindi il palazzo è enorme, la cavità sotto c'ha una serie di ambienti. Abbiamo trovato pure una cosa carina, la discarica del palazzo. Ora sembrerà una cosa banale, ma all'epoca quando mangiavano vongole e cozze buttavano giù, abbiamo il livello di vongole e cozze, così come lo buttavano a capretto, abbiamo tutte le ossa, quindi tutte cose che sono la storia di questa città che noi assolutamente vogliamo mostrare. Parte domani e sarà attivo ogni fine settimana il nuovo percorso portato alla luce dall'associazione che gestisce la Galleria Borbonica. Dopo l'ormai famoso tunnel in cui si incontrano numerosi ambienti ed antiche cisterne, la nuova visita guidata entra a Palazzo Salerno, in piazza del Plebiscito, aprendo in via eccezionale le porte della sede del Comando Forze Operative Sud, per ammirare sia il bellissimo giardino panoramico, sia ambienti storici come la Sala del Camino e la Sala da Pranzo, con parte della Pinacoteca del Principe di Salerno e dipinti di Salvator Rosa, sia il sottosuolo, con le cavità utilizzate anche come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche raccontando cosa sta facendo l'esercito nel mondo in questo momento, che per me è cosa importante. Voi li trovate in mezzo alla strada, che aiutano le forze dell'ordine nostre a gestire il territorio, ma fanno anche tante altre cose. E me l'hanno raccontate quando sono venuto qui e io voglio raccontarle ai napoletani durante questa visita guidata. Il palazzo è ottocentesco, è molto carino e c'ha sotto una bellissima cavità, che però è ancora allo stato primordiale, così come era la Galleria Borbonica quando sono entrato nel 2005. Saranno i volontari, gli angeli di Napoli, a venire qui la domenica mattina a ripulire tutto per poter creare un unicum palazzo sottosuolo. Io ringrazio Luigi De Magistris, che è venuto qua da noi, che ci segue sempre per ogni cosa che facciamo, perché immagino che stimi l'amore che ci mettiamo per questa città e per l'approccio di livello qualitativamente alto che noi diamo nel mondo del turismo. Sì, grazie al comando delle forze armate, dell'esercito italiano, all'associazione culturale borbonica sotterranea, che fanno un lavoro enorme in città. E poi qui è un'altra Napoli che si collega tutta dal sottosuolo, e quindi scoprirla un poco alla volta con le cavità che vanno dal Rinascimento fino ai giorni nostri è una cosa molto bella. Innanzitutto consentitemelo per noi napoletani, perché sono dei luoghi che ovviamente innanzitutto gli abitanti di questa città impareranno a conoscere, e anche per i tanti turisti, perché diventa un fattore di attrazione mondiale, perché non so quante altre città al mondo hanno una città sotterranea di così grandi suggestioni. Basta vedere il rifugio della Seconda Guerra Mondiale, le scritte che ci sono degli inizi del Novecento, per arrivare fino alle cavità in tufo del periodo rinascimentale, i pozzi, il giardino in superficie. Quindi è davvero un bel vedere, un grande riconoscimento a chi lo fa per amore della nostra città.